Buonasera e benvenuti all'appuntamento numero 6 del Calcio 5 Stelle, anno ottavo. Buonasera a Roberta Valerio. Buonasera Sergio, sesto appuntamento, già il tempo corre in fretta. Sì, oggi è il giorno di San Martino, l'estate sì. Si vede. Basta affacciarsi in qualsiasi finestra d'Italia, peraltro. Va bene, Sergio, allora. Quella di questa sera sarà una puntata densa, tanti sono gli argomenti. È vero. Passerei subito con Andiamo il presentare subito. Gli ospiti di questa sera che ci terranno compagnia, iniziando dal team manager del Pescara Calcio 5, Sandro Bruni. Buonasera, grazie. E poi abbiamo il piacere di avere qui in studio l'universale dell'acqua e sapone Megross, Leandro Esteban Cuzzolino. Buonasera. Con autografo promesso alla fine, ormai qua suon di gol. E tra l'altro sostituiremo Muriglio, il gol di Muriglio, con il tuo capolavoro. Diglielo al capitano, eh? Scherziamo. E poi andiamo avanti, presidente, campione d'Italia, lo possiamo dire a gran voce, no. A Zeta Gold Chieti, Alessandro Zulli. Buonasera, buonasera. Alessandro. Buonasera. E poi, dulcis in fundo, il direttore generale del Tollo 2008, Giuseppe Di Mascio. Buonasera a voi. Benvenuto. Grazie. Giuseppe, speriamo che porti bene questo tuo arrivo. Ti sei messo anche la maglia viola. Secondo me sto colore è un po' strano. No, assolutamente. Comunque, Sandro, Leandro e Alessandro. Giuseppe, che c'entra con la rima? C'entra niente. Vabbè, è vero, andiamo. Con la rima no. E a proposito di rime, partiamo subito da un saluto. Abbiamo un saluto prima molto dei titoli, importante, esatto. Perché noi ci teniamo tanto a salutare chi? Un carissimo saluto al nostro collega e amico Carlo Bonetti, attuale dirigente della Zeta Gold Chieti, che al mondo del calcio a 5 ha sempre dato un magnifico contributo. Forza Carlo, ti aspettiamo al Palasport. Domani infatti uscirà dall'ospedale. Tanti saluti anche dal presidente delle Monache. E naturalmente dal presidente della Zeta, anche perché fa parte di questo gruppo. Un abbraccio Carlo. Ci teniamo, un collega carissimo che conoscono tutti, veramente tutti. Esatto, allora, che cosa vedremo questa sera? Cosa vedremo? Tanta roba, come si suol dire. Troppa. Partendo dalla Serie A, acqua e sapone Megross Martina Franca, Assi Pescara Calcio 5, i gol delle altre di A. Per la Serie B Città di Montesilvano Imola, Tollo Civitanova. Per la Serie C 1 Real Dem Montesilvano, Unicentro Montesilvano. Per la femminile AZ Gold Chieti, Olympus Roma. E adesso passiamo ai titoli di serata, ovviamente. Prego dalla regia. Rullo di tamburo ci vorrebbe, sì. Perché si merita tutti e tre i titoli. Per la Serie A, Cuzzoro, Cuzzorro, Cuzzotto, acqua e sapone, ruggito di leone. Pescara, accomandati alla sorte. Sarebbe ora. Vabbè, andiamo in Serie B. Montesilvano, successi a tutto spiano. Tollo giù di giri, fan brutto Arachiri. Serie C1, Loreto 10 e gode. Civitella resta in sella. Per la femminile, AZ la settima serenata, ma ne esce decimata. Montesilva no, ciociaria fatale. Florida un punto per la storia. Complimenti anche al Florida che rimonta da 1-3 contro l'Empoli e guadagna il primo punto storico. Eh sì, va bene. Ci fa piacere. Speriamo di avere qua anche un rappresentante prima o poi. E adesso è allora, arrivato il momento vai, dei numeri. Sì, sono tanti. Allora partiamo subito con la Serie A. Metto la carica, eh. Vai. Asti Pescara 4-3, Acqua e Sapone Megross Martina Franca 5-3, Napoli Luparense 1-1, Rieti Bologna 0-7, Marca Lazio 8-2. La classifica guidata dall'Asti a quota 14 punti, 11 Acqua e Sapone Megross, 9 punti Luparense insieme al Martina Franca e a Rieti, Marca 8, Napoli 7, Bologna 6, Pescara 5, Lazio 3. Per la Serie A femminile, AZ Gold Chieti Olympus 4-1, Sora Montesilvano 6-2, Roma Manfredonia 4-3, Florida Silvi Eboli 3-3, Ternana Lazio 2-6, Virtus Roma L'Acquedotto 4-1, Napoli Margherita di Savoia 3-6. Classifica guidata dalla Z insieme alla Lazio a quota 21 punti, Virtus Roma 16, Montesilvano 15, L'Acquedotto e Olympus 12, Ternana 10, Roma 9, Sora 8, Manfredonia e Margherita di Savoia 7, Eboli 2, Florida Silvi e Napoli 1 punto. Torniamo alla Serie B maschile, Città di Montesilvano Imola 7-1, Reggio Emilia Fano 9-0, Bologna Cussancona 4-5, Castelfidardo Porto San Giorgio 3-3, Tollo Civitanova 6-8, ha riposato il Lucrezia. La classifica vede in testa Città di Montesilvano a quota 18 punti, Porto San Giorgio 13, Castelfidardo 11, Reggio Emilia 10, Lucrezia 9, Civitanova 7, Bologna e Imola 6, Cussancona 4, Fano 3, Tollo 0 punti. Devono ancora riposare Montesilvano, Civitanova, Cussancona, Tollo e Futsal Bologna.
Per la Serie C1, Celtic Chieti, Colonnella 11-1, Civitella Sicurezza Pro Pusteramum 8-1, Eschieti Atletico Silvi 3-4, Fuzzala Vezzano Minerva Chieti 6-3, Macolaquila Sagittario Pratola 5-2, Roxana Loreto 1-10, Audax Atria Cambise Trasacco 8-1, Real Demme Montesilvano Unicentro Montesilvano 3-2. La classifica guidata da Loreto che vola a 30 punti, Civitella Sicurezza Pro 27, Cambise Trasacco 22, Fuzzala Vezzano, Minerva Chieti 18, Macolaquila 16, Real Demme Montesilvano 15, Audax Atria 14, Roxan 13, Unicentro Montesilvano 11, Atletico Silvi, Celtic Chieti e Custeramum 9 punti, Eschieti, Sagittario Pratola 7, Colonnella 4 punti. In settimana c'è stato il recupero tra Atria e Unicentro, è finito 1-1, vai. Scendiamo ora nel girone A di C2, La Fenice Raiano 4-2, Montorio, Area L'Aquila 4-6, Sport Center Celano Donorio Navezzano 1-1, Carsoli Montesilvano 2-2, San Vincenzo Cuschieti 4-6, Rocca di Mezzo Calcetto Avezzano 2-6, riposato il Città di Teramo. La classifica, Cuschieti 19 punti, Raiano 18, Calcetto Avezzano 14, Rocca di Mezzo e San Vincenzo 12, Carsoli 11, Area L'Aquila e Sport Center Celano 9, Don Orione Avezzano 8, La Fenice 4, Montorio 3, Montesilvano 1, Città di Teramo 0 punti. Forza Roberta, ce l'hai fatta. Girone B di C2, Città di Penne, Casalbordino 1-3. Atletico Lanciano Fossacesi a 4-0, Delfino Francavilla Integra Sport Chieti 7-6, Tombesi Ortona di Matteo Paglieta 5-7, Virtus Cupello Reala Tessa 7-0, Maina Fenix Ortona 11-1, ha riposato il Guardia Grele. Ultima schermata, Atletico Lanciano e Delfino Francavilla 16 punti, Casalbordino Integra Sport Chieti 12 punti, di Matteo Paglieta e Maina 11, Virtus Cupello 10, Guardia Grele 9, Fossacesi a 8, Città di Penne 6, Tombesi Ortona 5, Reala Tessa 3, Fenix Ortona 1. E abbiamo concluso. Una curiosità con Leandro, insomma questi campionati minori non c'entrano molto con la Serie A, ma che ne pensi di questa trasmissione? La segui? Ormai sono diversi anni che sei qui. Sì. Ci vedi ogni tanto, sì? Sì. Da quando sono arrivato i ragazzi mi hanno detto che ci sta una trasmissione, io non ero sinceramente abituato a vedere queste cose. Ho cominciato a vederla, mi piace, è una cosa che seguo con molto piacere. Questo ci fa piacere, eravamo d'accordo, ho detto ti raccomando dici solo bene. Quanto gli hai dato? No, spero. Sai che cos'è? Che noi dobbiamo giustamente occuparci anche dei campionati regionali, che un giocatore chiaramente come te può anche non interessare tutto questo, però ci sono gli appassionati che seguono e che noi rispettiamo perché è giusto se è così. Immagino che anche tu sia d'accordo come hai detto. Sandro, una battuta velocissima, se concordi con il titolo raccomandati un po' al destino, alla sorte, perché adesso al di là dei problemi diritti, poi no, sentirai la scheda cosa dico. Insomma, sono d'accordo, la fortuna è fondamentale nello sport, se non c'è fortuna molte volte non vinci, anche se meriti qualcosina di più. Noi non meritavamo di perdere ad Asti, però alla fine abbiamo perso. Vedi Traversa, un a caso di Jonas, che tra un po' rivedremo insieme. A proposito della fortuna, la scheda è impostata proprio su questo discorso. Noi per tradizione, peraltro, cominciamo sempre quando Pescara va fuori, cominciamo col Pescara, quando va fuori l'Acquestapone facciamo certo. Il contrario, anche per una questione di scaletta, come la chiamiamo noi in gergo giornalistico. Andiamo adesso con la scheda dove viene un po' riassunto questo concetto della fortuna, che per me è fondamentale perché non è soltanto una questione di sport, è anche nella vita. Ci mancherebbe. Sport e vita un po' vanno a braccetto per tante ragioni. Sicuramente certo. Allora ascoltiamo un po' una breve scheda che riassume tutto e vediamo anche alcune immagini che poi approfondiremo con altre. Sappiamo che i santoni dello sport non credono nella buona e nella cattiva stella. Noi invece andiamo contromano da sempre, come nella vita. Hai voglia tu a provarci se il destino ti si mette di traverso? Certo, poi non è che si possa scaricare tutto sulle paturnie della dea bendata, ma il famoso centimetro che imbuca la palla dentro o te la scaraventa fuori non può non cambiare anche più volte il percorso di una squadra. Premessa questa che non piacerà, la qualcosa nulla toglie a una valutazione fatta di rammarico, perché ad Asti di gesto l'Abruzzo, a quanto pare dopo il parziale di 1-4 con l'Acquestapone nella prima giornata, ad Asti si diceva un rimaneggiatissimo Pescara, citiamo solo le assenze di Capitan Dudu e un altro Du, quello di Duarte, va in doppio vantaggio, inizialmente con Sergio Romano alla sua prima firma, poi con Maurizio in avvio di ripresa. L'Asti ha un'internata da grande qual è?
a perdere non ci sta e accorcia Confortino. Pescara che arretra, gli arbitri no. Rigorello che sta a pennello, ma su certi tocchi artistici non ci soffermiamo più, è routine. Solo che il 2-2 cambia la visuale e gli arancioneri, che sono quelli della capolista, ne fanno altri due, con qualche complicità ovviamente non voluta abruzzese. E allora rinasce l'orgoglio dei patriarcani. Prima Jonas mette la gara sul 4-3, poi lo stesso Pinto bombeggia dove Chico arriva con un prodigio. La palla comunque carambola sotto la traversa, ma non va dove giustizia vorrebbe che andasse. E così ecco un altro risultato che boccia non il cuore e la qualità della squadra, ma i punti che non arrivano e spingono i biancazzurri verso i bassi fondi a rischio Coppa. Ora però basta con errori altrui, sberleffi della sorte, limiti propri e leggerezze causa danni. Contro i Rieti di vari ex, travolto e stravolto dal Bologna, in un modo nell'altro si dovrà vincere. Un successo limpido che, con un colpo di spugna, spazi via ombre, impurità e rimpianti. Domenica 17 e magari porta bene. Ore 18:30, Palarigo Piano. Sandro, 17 porta di solito male, voi giocherete 17, questa partita è importantissima, perciò detto, speriamo che porti bene. Secondo me il peggio non poteva succedere. Vabbè. Allora, è un po' ribadito quello che dicevamo prima del servizio, spero che si sia capito perché forse c'era la musica di fondo che era un po' troppo alta. Purtroppo noi dobbiamo sempre, in calcio a 5 in special modo, vederlo in TV molte volte non rende quello che è la reale partita. Sì, è vero, certo. E noi abbiamo fatto una bellissima partita, noi abbiamo diciamo, siamo andati in vantaggio di 2 gol, guarda caso 3 volte andiamo in vantaggio di 2 gol, una volta pareggiato e 2 perse. Lazio 4-4, Marca 5-4, ieri 4-3. Non riusciamo a mantenere alta la concentrazione con il vantaggio. È vero. Perché fisicamente stiamo bene. Il gioco c'è, perciò è solo una questione di testa. Dobbiamo lavorare su quello. Sì, un po' più basso, c'è il collega che fa il tifo per l'Asti, quindi però insomma va bene anche così. Adesso stiamo rivedendo altre immagini che arricchiscono, anche se poi ci sono qui tutti i gol della partita e poche occasioni in più, con un paio di salvataggi anche di Barigelli. Sì, sì. E poi vedremo più da vicino, abbiamo visto un po' così con le immagini, la clamorosa traversa di Jonas. Mancavano pochissimi secondi, 30 secondi, quindi sarebbe stato il giusto premio. Sì. A una partita che insomma meritavate almeno di pareggiare, minimo di pareggiare. Io non voglio assolutamente dire che la partita la dovevamo vincere, perché l'Asti, una signora squadra, ha fatto una gran partita, però noi non meritavamo questo di perdere. Questo è il primo gol di Sergio Romano, bellissimo anche questo. Sono contento per Sergio che finalmente si è sbloccato. Certo, dopo poi Sergio si chiama Sergio, quindi non può che essere un grande giocatore. Sono molto molto contento per lui, ma anche di Maurizio che ha fatto un gran gol. Maurizio ci interessa di meno, insomma, come nome. Scherziamo. No, Maurizio sta salendo, grandissimo gol, sì, all'incrocio dei pali, alla Cuzzolino per capirci, insomma, uno che prende la mira, veramente un gran bel gol. È stato sottolineato anche da coloro che hanno commentato queste immagini che sentiamo un po' vagamente in sottofondo. Allora, Sandro, tra l'altro, come si dice, sgombriamo l'orizzonte da cattive nubi, nonostante pioggia di rotto qua fuori dal nostro studio. È corsa voce in queste ore di Patriarca, siccome è una voce come tante ce ne sono, dice sì. Insomma, la panchina trema, si sono fatti anche dei nomi. Vogliamo eliminare allora, un po' tutto in modo tale da essere chiari. Mario Patriarca, sennò che stiamo a fare qua? E lo dico, lo diranno in parecchi, è intoccabile. Oh. Untouchable, come dicono, c'è anche un film. Io mi sembra, penso che più chiaro di questo non posso essere. Va bene. Chiuso il discorso, completamente. Tanto per chiarire. Ah, benissimo. Perciò l'unica persona che è a rischio, che non è a rischio, è lui. A rischio sono io, ecco, bene. Ma lui. Quindi, prima esonerato Sandro Bruni. Sicuro, perché. Ecco, invece l'umore dei giocatori? Beh, certo, l'umore non è dei più allegri, dei più. Però dopo una partita del genere, la consapevolezza sì, siamo della forza. Siamo tutti consapevoli che abbiamo disputato un bel incontro contro la prima in classifica, cioè non ci scordiamo che abbiamo incontrato l'Asti. Certo, abbiamo fatto delle partite peggiori sicuramente, ma questa io 2-0 tutto pensavo fuorché di perderla. Quindi la squadra sembra che si stia amalgamando meglio? Non è che si stia amalgamando, la squadra sta
purtroppo nel primo tempo abbiamo fiducia nei nostri mezzi, nel secondo un po' meno, e abbiamo questi cali di tensione, ma non di preparazione, di gioco, di schemi, ma solo un calo di tensione, ma è evidente perché escono fuori, che, cioè, si corre fino all'ultimo secondo, perciò non penso che sia una questione fisica o una questione tecnica, si gioca fino alla fine. La traversa di Jonas è una riprova che abbiamo cercato, adesso la rivedremo, veramente clamorosa, di rimettere la partita in carreggiata fino all'ultimo secondo. Quindi vuol dire la squadra c'è assolutamente. Non dimentichiamo che mancavano peraltro ancora Duarte, Dudu, e il capitano Morgado e Bruno. Nonché anche Cellini, questo va citato, il nostro Cellini, il portiere, in via di guarigione. Sì. A proposito, apriamo e chiudiamo una parentesi, mentre fra un po' rivedremo la traversa pazzesca di Jonas, che continua a attraversare un ottimo stato di forma. Sì, bravo. È arrivato anche a 4 gol, poi leggerà la classifica dei marcatori. Roberta, ti dicevo, ecco, le condizioni intanto di Duarte, che tu sappia. Duarte in via di guarigione, noi pensiamo già di poterlo schierare alla prossima partita. Questa è una buona notizia, anche capitano Dudu, speriamo Dudu che Dudu sicuramente, Bruno si è ripreso dall'influenza che lo ha preso proprio nell'immediato della partenza per Asti, perciò non l'abbiamo voluto portare. Squalificati non ci sono, a proposito, leggi un po' le sanzioni, il più cattivo di tutti è stato un certo... Troilo, che cosa ha combinato? Stop fino al 20 novembre. Eh sì, per Nicolino. Quindi salta la partita di Bologna, anzi meglio di Ferrara, si giocherà a Ferrara. Nessun provvedimento, nemmeno per le avversarie. Cuzzolino, seconda ammonizione. Borruto sconta la seconda giornata di squalifica. Sì, Leandro, sei stato ammonito, vabbè, è un fallo tattico, se ricordo bene, giusto, intelligente, come insomma colui che l'ha fatto, l'ha commesso. E secondo fallo, quindi al prossimo andrà in diffida, dovrebbe essere così il meccanismo. Chiudiamo questa parentesi, trovi lo cartellino giallo, glielo diamo anche noi, insomma non lo possiamo manco invitare, gente un po' pericolosa, scherziamo, lo salutiamo, beh, soltanto un turno ci può stare. Allora Sandro, hai dato comunque indizi sostanzialmente, al di là della sconfitta, positivi. È chiaro che la missione alla Fanetti Coppa Italia, perché in fondo solo le ultime due andranno fuori delle 10, insomma, sarebbe un peccato davvero non parteciparvi, visto ormai l'Acquestapone credo che non abbia problemi, anche se forse manca qualcosina, a quota 11 non si è matematicamente sicuri, però io penso insomma che uno o due punti basterebbero così, ma con 5 punti si è a grosso rischio, non giocare una Coppa Italia dentro casa per il secondo anno consecutivo sarebbe davvero triste, però tutto passa attraverso due partite interne, con Rieti domenica prossima, lo ricordiamo alle 18:30, giorno 17 novembre, insomma, vabbè, la prospettiva è quella che è, come date, come numeri, però poi avrete, dopo la trasferta, mi sembra, a Piombino Dese contro la Luparense, Piombino Dese, messaggio per Bellarte, avrete un'altra partita in casa che chiuderà il girone di andata il primo di dicembre contro il Napoli, contro il Napoli. Insomma, sono due partite, sì, va bene, uno dice, è difficile questo campionato, però comunque alla vostra portata. Guardiamo il Napoli, non è che... Lo so, rivediamo grazie a Dino la classifica, c'è 7 punti, però insomma, sono due di più, insomma, non è che ne siano 100. Mentre anche l'Oparenza sta facendo un po' di fatica nelle ultime gare, insomma, due pareggi consecutivi, tre sconfitte consecutive ti buttano per forza fondo alla classifica, con un campionato così corto era inevitabile. 6 punti potrebbero essere sufficienti. Sì, io penso che 11 potrebbero essere sufficienti, Leandro, perché abbiamo scontri diretti, perciò... Certo, scontri diretti, è giusto. Leandro, voi siete stati ad Asti, anche lì, tanto rammarico, rimane ancora l'onda di quel 4-1 ancora più pesante, però insomma un punto l'avete riportato, solo che eravate a più 3 di gol, loro a più 2, e in effetti è quel gol di differenza che ha fatto la differenza stessa di un punto, che voi avete preso e loro no. Io penso che soltanto chi va a giocare lì sa come... Al Pala magari uno di fuori dice stavate a vincere 4-1, ma l'Asti è una squadra che non molla mai, si vede tutte le partite, quindi soprattutto con questo allenatore particolare, è inutile dire stavate 2 gol di vantaggio, 3, loro non mollano mai, è un campo pieno di gente che fanno il tifo tutto il tempo, quindi
non è facile andare là, giocarsela e vincere così facile, come dicono tutti. Marcatori, sta parlando il capocannoniere. Cuzzolino, esatto, 8 reti per Cuzzolino e Murillo Ferrera insieme a Canal, per cui complimenti Cuzzolino. A 7 reti Cavinato dell'Asti, poi facciamo un salto e a 4 reti Nicolodi e Jonas del Pescara. Ecco, mancano forse i gol di Nicolodi che era partito benissimo. Sandro, lui costruisce tanto, anche l'azione, se ricordo bene, della traversa è stata ideata da lui, sì. Vero? Passaggio suo. Ma... più Nico, uomo assist che... Ma Nico non sta bene, sta giocando... Non sta bene, lo so, non sta... Nico non sta bene, sta giocando per necessità. Per necessità. Anche e sta facendo dei grossi sacrifici, perché lui ha un piede che non è a posto e sta giocando con un piede dolorante e nonostante tutto non gli possiamo rimproverare nulla. Massimo impegno, corre come un dannato ancora. Voglio vedere quando aggiusta il piede, speriamo che... aggiusterà anche, diciamo, qualche altra cosa. Stiamo parlando dei marcatori, insomma un po' di invidia ce l'ha avuto Leandro nei riguardi del capitano che era fuggito lì in cima alla classifica. Dove vai, gli avrei detto? Stai buono, sei più giovane, sei un difensore. I gol li devo fare pure io, giusto Leandro? È giusto che faccia anche lui un paio, è giusto. Fino a questo momento forse manca qualche numero in più di Borruto, che di solito la porta la vede bene, però insomma, facendosi dare 2 giornate di squalifica, non l'ho visto che voi siete la stessa parrocchia lì, no? Non gli puoi dire qualche parolina in argentino, che poi insomma è spagnolo? No, ma no, non c'è niente da dire. Niente da dire. È stata una cosa che può capitare a tutti. Quindi non è... Va bene, anche perché... insomma, non dobbiamo dare colpe. Siccome da spettacolo, è sempre un piacere vederlo giocare, certo, no? In mezzo certo, al campo certo. È uno spasso, giusto Roberto? È un oggetto di divertimento, insomma, oltre alle sue doti straordinarie che ha. Va bene, comunque lo rivedremo in casa contro la Lazio fra 2 turni, mi sembra ci sia la Lazio, giusto? Qui al Palaroma. Allora, a proposito di Acquestapone, intanto vediamo la scheda che abbiamo dedicato a voi, a questo successo di 5-3, un po' sofferto contro un'ottima formazione sorprendente come il Martina Frank. Andiamo! Nel segno di Cuzzorella. Cuzzolino più Mammarella, operazione elementare redditizia. La coppia si esalta ed esalta. L'Acqua e Sapone Megros vince la 3 su 3 in casa, quasi in antitesi con la stagione scorsa e la tradizione. E ha pure il secondo miglior attacco, 27 reti. E in condivisione a quota 8 in 6 gare ci sono Murillo e Cuzzogol, il quale peraltro li ha segnati tutti nelle ultime 3 gare con una media pari a 2,7 meno un niente. Altra tripletta, d'autore la prima marcatura, un gioiello di rara bellezza, precisione assoluta dopo aver preso la mira, Leandro è così. Ma non solo, assist, recuperi, idee, tocchi di assoluta qualità. Un giocatore che, pur bravissimo, migliora sempre al limite dell'impossibile. Gli fa eco Mammarellissimo, ma sul numero 1 della nazionale del mondo glissiamo. Abbiamo sempre detto tanto che non c'è più un complimento possibile nella scorta. Conta, direbbero entrambi in nota umiltà, che l'Acqua e Sapone Megros ha vinto, anche se tra più di una sofferenza, specie nella prima frazione, dove il Martina, ottimamente orchestrato da mister Basile, avrebbe meritato, va detto con onestà, più dell'unico gol. Applauso sincero ai pugliesi, rivelazione come raramente accade una matricola di A maschile, caso unico invece tra le donne la Z che ha vinto da esordiente addirittura il tricolore. Gli azzurri mettono in angoscia dopo un gol quasi lampo di Cuzzolino, squadra, panchina e pubblico. Una sfuriata a metà primo tempo da lasciare il segno, ma i nerazzurri se la cavano in un modo o nell'altro, buon segno e così sarà. Poi le cose si aggiustano e nella ripresa i bellartiani trovano, tra le pieghe della pazienza, 3 volte la via del gol, subendo assai meno che nella prima frazione. Un legno ospite, ben 4 dei locali. Beh, i numeri parlano chiaramente e se la festa finale appartiene ovviamente a tutti, a gongolare è una società che vede a 1 centimetro il traguardo della Final 8, primo e immediato obiettivo in un torneo corto. La trasferta di Bologna, dopo l'exploit dei capursiani in terra reatina, darà altre indicazioni. Manca il primo successo esterno, mancherà ancora Borruto e non è poco. Ma le vie e le risorse sono, quest'anno, senza confini. Lecito farci un pensierino. Allora, abbiamo detto, visto Argentina, non è... Andrea, chiuso. Sempre presente. Sì. Allora, la squadra che vi ospiterà
ha perso sempre in casa. È vero che ha giocato solo due volte su sei, quindi ne ha giocate quattro in trasferta, dove però non ha appunto perso. E insomma, non c'è due senza tre? Gliela facciamo a questa molto, terza molto dura. Improvvisata? Sappiamo che sarà una gara molto dura. Lo so. Conosciamo tutti i giocatori. Conosciamo il portiere, quello che calcia pure da casa sua, Lion. Quindi sappiamo come, sì, come giocano loro. Di certo non ci aspettiamo una passeggiata, questo sicuro. Dovremmo dare il massimo, come tutte le partite, ma sarà molto, molto, molto dura. Ecco, in realtà non è stata una passeggiata neanche con il Martina Franca, soprattutto no, nel primo tempo. Oramai non stupisce più di tanto il Martina Franca, sei d'accordo, Cuzzoni? Non è più una sorpresa, abbiamo capito che è una squadra... No, tosta, prima della partita loro stavano sopra di noi, quindi questo vuol dire qualcosa. Quindi se fai o non fai punti, alla fine noi prima della partita stavamo sotto di loro. E questo vuol dire che perdi una partita, stai sotto, vinci una, stai secondo, è un campionato molto corto e ci può stare. Un gol di una bellezza rara, il gol... di Leandro, il primo gol. Leandro, dici tutta la verità, hai preso la mira, hai detto io voglio tirare lì, e lì l'hai messa. Che ti devo dire? È così. Di sì. Diciamo, sì, sì. Sì, ti devo dire di si sì. Si è capito in mezzo al campo, ci hai mirato. Mi fa piacere che sia capito. Sì, Leandro, sei straordinario anche in questo senso. Vedrai un giocatore che ti emulerà da fermo, però lo vedremo col tollo, sembra strano, ma è così. Andrea Melì batterà una punizione stupenda, altro che Pirlo, giusto? Vabbè, allora Leandro, tu sei uno specialista in tiri liberi, calci di rigore, insomma, gioco da fermo, hai una violenza e soprattutto una mira perfetta, quasi vicino alla perfezione. È un po' un dono naturale questo, o sei molto freddo, molto spietato, come si dice? Perché non è facile trovare la concentrazione giusta. No, la concentrazione la devi avere per forza in mezzo al campo, poi... freddezza, e quello è relativo. Io penso che chi gioca in Serie A se non è freddo è impossibile da giocare. E poi niente, come dicevo settimana scorsa, io non vorrei essere banale, ma i miei compagni di solito sono loro che mi dicono vai tira te. Cioè io... È un po' il Balotelli della situazione, che no, perché sul rigore. Io sono l'ultimo arrivato, diciamo, quindi l'anno scorso la Questa Pone tirava Coco, tirava Sanchetta, tiravano tutti quanti, quindi io di certo rispettavo loro e li rispetto. Pure il sesto fallo ho chiesto a Sanchetta se voleva tirare lui e lui mi ha detto no, fai te che farai gol, mi ha detto. Quindi questo ti dice la fiducia nei compagni che ti danno loro, quindi è spettacolare. Soprattutto l'umiltà che ti contraddistingue, lasciamelo dire, veramente complimenti. Grazie. Sì, io ho detto una cosa, gliel'ho detta a fine partita, l'ho ridetto anche nel servizio, ho detto un giocatore pazzesco, cioè Leandro è un giocatore che tende ulteriormente a migliorarsi e a migliorare le sue prestazioni. Non è molto facile, Sandro, convieni con me, perché oltre a essere bravo già da quando è venuto, è stato sempre molto bravo, cioè, ma lo sapevamo, continua a migliorare. Come si spiega? Cioè, si spiega perché lui è un professionista, c'è poco da discutere. Ragazzo serio, professionista, si allena e pensa a quello che fa. E sa fare tutto. E quando scende in campo, come gli ha detto lui, scende in campo con la testa. Non solo con le gambe, ma anche con la testa, che è importante. Sandro Zulli, presidente, tu che ne pensi di questo giocatore? Tanto sei un esperto in materia ormai, non guardi soltanto le tue ragazze, giusto? Sì, no, guardo tutto. Lui mi è piaciuto dal primo anno che è venuto in Italia, tra l'altro lui ha vinto lo scudetto con Montesilvano, se non va a dire. Sì, proveniente dall'Arzignano dei tempi d'oro, peraltro, esatto. Già si era messo in mostra lui lì. Ha una caratteristica fondamentale per un giocatore che calcia a 5, come dici tu, un po' riprendendo quello che dicevi tu, lui ha un rendimento sempre costante. È vero. Però è un rendimento sempre costante, ma sempre elevato. Cioè, elevato, nel senso che lui giusto. È un giocatore da 7, 7 e mezzo, ultimamente 8, ma in tutte le partite. Questo è molto importante per un allenatore, per una società, perché cioè, vuol dire che è un giocatore su cui ci puoi fare sempre affidamento. Magari
che ne so, ci sono altri giocatori che in alcune partite ti possono fare più la differenza, però magari poi in altre partite si spegne la luce e se hai una manovra che si basa su di loro hai qualche problema. Lui invece ha un rendimento costante, sempre molto elevato. Ecco, a proposito, scusami, Sergio, del rendimento, quanto pensi che possa influire l'ambiente familiare, comunque che si respira al Pararoma, proprio sul tuo rendimento? Tanto, sia nello personale che in gruppale. E in casa, se non mi sbaglio, abbiamo vinto tutte le partite. Sì, avete vinto tutte le partite. Questo vuol dire che... in casa siamo forti. È un po' casa tua il Pallaroma. Sì, no? sì, ma io non è che lo dico da adesso, da quando sono arrivato la società Montesilvano prima, adesso la Quasapone, mi hanno fatto sentire una gran famiglia. Io sono molto contento della scelta che ho fatto e lo rifarei ancora. Senti, vogliamo risollevare un po' il tollo, perché se magari quando giocate il venerdì, il sabato alle 3, una mezz'oretta, giusto Giuseppe, lo facciamo venire al Palasport? Io ci stavo proprio pensando. Una mezz'oretta, mica tutta la partita. Ma pure 10 minuti. Anche, esatto. Per fai 6-7 gol e te ne ritorni a casa. Un piccolo aiuto, insomma. Va bene. Un giocatore straordinario. Non ci sono aggettivi. Sergio, a proposito dell'Acquesapone, annullato per motivi di traghetto l'incontro in due giorni con la nazionale croata, ospitata dall'Acquesapone, per cambiare l'accoglienza a Gospic dei Neroazzurri nel settembre scorso, se ne riparlerà a dicembre. E sempre riguardo l'Acquesapone, cosa dobbiamo dire? Che Albani ha convocato 16 giocatori per le due amichevoli che gli azzurrini giocheranno martedì 12 e mercoledì 13 novembre. Esatto, a Targoviste contro la Romania. E i convocati sono proprio tre dell'Acquesapone, tre ragazzi: Montefalcone, Baiocchi, Di Matteo. È una bella soddisfazione ulteriore perché c'è un grande serbatoio. Ricordiamo, prima di passare alla pubblicità, che la replica del Calcio 5 Stelle ogni martedì alle 23 su Telemare, canale 113 del digitale, mercoledì invece 13 novembre alle 14 su Rete 8 Sport, sintesi alle 23 su Telemare integrale, andrà in onda la telecronaca di Serie A a Acquesapone e Megros Martina Franca. Che è già andata in onda domenica, cioè ieri, e non dimenticate di diffondere tra gli altri che la trasmissione del Calcio 5 Stelle da quest'anno c'è il lunedì, perché molti continuano ad aspettarci il sabato sera. 22:45, chi lo sa lo dica anche agli altri, noi ci proviamo in tutti i modi, avvertiamo, però sembra che la scelta sia piaciuta. Adesso non so se c'è subito la pubblicità oppure mandiamo, come vuole Dino, dalla regia, prima le interviste di Mister Bellarte e di Nando Barbarossa, due flash e poi attacchiamo la pubblicità. Dino, scegli tu, per me va bene qualsiasi soluzione, possiamo anche andare, ascoltiamo insieme i due protagonisti e poi la pubblicità o viceversa. Andiamo. La partita è stata bella per quello che è poi il risultato agli occhi degli spettatori. Per me è stata brutta in alcuni frangenti perché abbiamo rischiato... Sofferta? Sì, perché sofferta, brutta nel senso nella conduzione, perché abbiamo rischiato in 7 minuti del primo tempo di compromettere un po' tutta la gara. Anche per merito del Martina, va detto. Beh certo, le partite si giocano in due, se il Martina gioca noi dobbiamo controbattere in un modo. Se Martina gioca in un altro modo dobbiamo cambiare modo di controbattere, quindi la conduzione da quel punto di vista è stata sbagliata e questo è stato il risultato che poi ci ha premiato, perché Mammarella ha parato tanto e quindi poi si è dimostrato quello che in realtà è. Oggi si è vista in realtà l'amalgama dei due gruppi, perché quello che viene dalle stagioni con me poi ha dimostrato di poter coinvolgere gli altri nel modo di intendere il gioco, quindi nell'identità della squadra, nel modo di uscire da una pressione, nella sicurezza nel palleggio, nelle ripartenze, nel gioco di transizione che deve essere determinante. Poi Mammarella e Cuzzolino hanno dimostrato in realtà che poi l'unione dei due gruppi ha fruttato questa prestazione di oggi come i punti precedenti. Non dimentichiamo Calderoli, perché Calderoli è un giocatore che magari
di più non vedono molto utile o non ne vedono l'utilità, la grande utilità che ha per la squadra. E noi abbiamo fatto la squadra per vincere, non abbiamo negato, poi è chiaro che le partite non si vincono tutte facilmente come c'era capitato nelle altre due occasioni in casa, e oggi era più complicato, la squadra dura, noi non abbiamo giocato al nostro modo, il primo tempo non meritavamo di stare in vantaggio, poi il secondo tempo per fortuna fisicamente si è vista la differenza, siamo usciti e abbiamo fatto una grande partita. C'è qualcosa da vedere perché prendiamo troppi gol, però dall'altra parte ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo mangiati tanti, e poi vincere queste partite è importante perché i campionati si vincono con le partite che poi non domini, ma ci vuole pure un po' di fortuna, quindi va bene. Bene Roberta, siamo tornati in diretta, adesso cosa ci vediamo per chiudere il discorso della Serie A? E ci gustiamo tutti i gol delle altre due. Allora, prima però una battuta con Sandro. Allora Sandro, basta, come si dice anche nel servizio, con gli alibi, con le sfortune, con tutto il resto, bisogna, come si dice, azzerare tutto. Si riparte dalla gara con Rieti, d'accordo? Certo, per forza. Ad ogni costo, ma certo. Perché questo Pescara non può avere. Però non possiamo neanche mettere troppa pressione. No, la dobbiamo mettere. È peggio. Dobbiamo fare di tutto. Per noi è peggio perché i ragazzi subiscono, cioè la prendono diversamente, si sentono troppo responsabili. E poi non a caso, prima ti dicevo, 2-0 Lazio rimontati, 2-0 Marche rimontati, 2-0 Asti rimontati. Perché c'è un blocco psicologico, non sono psicologo, per l'amore di Dio, no, assolutamente, ma può capitare. Però secondo me, secondo quello che, diciamo, ho potuto vedere in questi anni di calcio a 5, c'è questo blocco psicologico. La paura di vincere. La paura di vincere, esatto. No, ma succede, succede. Una parola sola, la paura di vincere. Perciò mettere troppa pressione è sbagliato. Vabbè, insomma, bisogna mettere soltanto la palla dentro. La pressione giusta è la palla dentro. Sì. Va bene. Ricordiamo ancora l'appuntamento del 17 alle 18:30 contro i Rieti del mister Ricci e di altri giocatori che hanno gravitato nell'orbita abruzzese. Società amica, tra parentesi. Certo, ci mancherebbe con la Rieti. E adesso vai. I gol della Serie A, servizio questi preparato dal nostro Roberto Scaricaciottoli. Vediamo. And I would do it for you. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. You're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Drum, my heart never stops beating for you, baby. I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you go. For you, baby. I'm not moving on. I'll love you long after you go. Bene.
bene, abbiamo visto il pareggio del Napoli con l'Uparense, abbiamo visto i gol 7-0 del successo in trasferta del Bologna sul campo del Real Rieti e poi l'8-2 della Marca che si è ripresa a quanto pare contro la Lazio. E adesso andiamo in Serie B perché esatto, c'è il tuo servizio. C'è il mio servizio, è un Imola che ha tenuto botta contro il Città di Montesilvano almeno fino al primo tempo, risultato fisso sullo 0-0 e poi ovviamente c'è stata la goleada del Città di Montesilvano. Vediamo il servizio. Se l'Unione fa la forza, il Montesilvano fa la storia. Capitan Burato, Correia, Bordignon, Junior e Mazzocchetti nella mischia dal primo minuto. La posta è sempre la stessa. L'obiettivo è scrivere un finale memorabile. L'avversario, l'Imola, risponde alla muraglia abruzzese con Barbieri, Munari, Frau, Cimarosti tra i pali grandi. Primo tentativo ospite al minuto 3 con un ottimo rilancio di Grandi per Frau. Conclusione di testa debole e imprecisa. La risposta tempestiva dei locali con il tiro di Burato. Grandi non trattiene a spazzare via e Frau. Ospiti temerari. Ribellazione di Cimarosti che nel rush finale va fuori strada. Ci prova ancora l'Imola con Grelle che si libera ma Mazzocchetti è esemplare. Ancora Imola, ancora brividi per i padroni di casa. Occasione per Cimarosti ed è Calderolli a respingere. All'11esimo clamorosa svirgolata di Calderolli a tu per tu con Grandi. Arsenio Burato fa ben sperare ma la conclusione del capitano non trova la porta. All'11esimo la granata di Bordignon respinta da un coraggioso Grandi. Al 12esimo è Correia a dare il nome alla provvidenza. Poco dopo e ci riprova Bordignon ma Grandi gonfia il petto. Grande recupero di Burato, ma l'1-2 con Junior non raccoglie i frutti sperati. Al 16esimo errore di Junior anticipato da Frau che fortunatamente non prende bene le misure. Al 19esimo come se non bastasse il legno di Bordignon. Occasione ghiotta poi ancora per Correia, ma nulla, Grandi difende con le unghie e con i denti. La notizia ce la dà il tabellone, fine primo tempo e il risultato è fisso sullo 0-0. Si torna in campo e il diesel casalingo riscalda i motori. Triangolo delle meraviglie Junior Burato Correia che in ultimo regala il vantaggio. Se ne avesse facoltà la sua piccola, nata da poche ore, direbbe bravo papà. Al quarto Calderolli esalta i presenti, ultimo tocco di Frau che si infervora, 2-0. Poco dopo ed il Montesilvano torna ad essere la capolista da paura, assist di Burato e di Pietro, sigla il 3-0. Al nono ad accorciare le distanze è Grelle, poco dopo bel taglio di Junior ed è Palusci a sottoscrivere il 4-1. All'11esimo rovesciata di Junior che non realizza ma delizia, applausi a scena aperta. Al 14esimo Calderolli, un nome, una garanzia, rete da uno chapeau ex lege. Calderolli va come un treno, supera la freccia rossa e arriva a destinazione con largo anticipo. 6-1 e tripletta per lui. Al 19esimo Bordignon serve Junior che chiude la partita. Applausi comunque per l'Imola che ha tenuto botta almeno fino al primo tempo. Mister Marzuoli, commentiamo ora una partita totalmente diversa dalle altre. Nel primo tempo avete rischiato qualcosina, nel secondo invece è riuscito il Montesilvano di sempre. No, è vero, io credo che questa sia la vittoria del gruppo. E comunque non era facile sbloccare una partita che non si era messa bene come di solito per noi. Primo tempo poi è vero abbiamo anche rischiato su alcune ripartenze, il secondo tempo siamo riusciti un pochino più tranquilli, direi che poi dopo il primo gol è tornato il Montesilvano di sempre, quindi bene. La prossima turno di riposo per voi, poi ospiterete sempre qui al Palaroma il Reggio Emilia, che partita sarà? Sarà un'altra partita come tutte le altre, credo da preparare bene. E da affrontare con il giusto piglio, come sempre comunque facciamo, devo dire che i ragazzi sono molto bravi, si impegnano, quindi niente da dire. Sergio, tanti auguri ancora a papà Correia e alla sua compagna. Che? Perché è nata la piccola. Una sorpresa, ma non la sapevate, sì. Quindi no. Vabbè, insomma, anche voi l'avete avuto, Correia, sì, giusto. Sì. Auguri anche da parte nostra e dei presenti allo studio. 50 gol ha festeggiato il Montesilvano, 15 ne ha subiti, più 35, 8,1 a partita. Complimenti. Tollo invece, paradossalmente, sì, ne ha subiti 43, ma è il secondo miglior attacco a quota zero, è un record del mondo questo, una squadra che sta 0 punti. Facciamo partire subito le immagini, Dino, del 6-8 incredibile, ancora una volta.
Ma altro che benedizioni o raccomandazioni del destino, io lo so, non ho più parole, io vi ho visti sempre, cioè dominate la partita, avete 100.000 occasioni, stavolta eravate finalmente in vantaggio per 2-0, poi 4-2, poi un blackout di pochi minuti, avete subito 4 gol consecutivi fino al rovescio incredibile di una partita altrettanto assurda. Giuseppe, a te la parola. Sergio, c'è veramente poco da dire, tu hai assistito a tutte le partite, quindi... Questo subito dopo 1:20 Iarlori sembrava aver aperto la festa, poi vedremo il gol di Cirillo su assist di Iarlori. Tu hai assistito molto a tutte le partite, insomma, dicevi prima, il Montesilvano ha subito 15 reti, 6 li abbiamo fatti noi. Il problema noi non ce l'abbiamo davanti purtroppo, ce l'abbiamo dietro, prendiamo tanti gol e non riusciamo a capacitarci. Oggettivamente è un ecco, problema. Andiamo che... adesso con le immagini a scorrere perché sono tante. Tante perché ci sono stati 14 gol, pali, traverse, occasioni da tutte le parti. Andiamo pure con le altre immagini. Dicevi Giuseppe? Dicevo, il problema è lì in fase difensiva, non riusciamo a capire quale sia il motivo, ma ci sono dei blackout assurdi, 4 minuti, 4 gol e perdiamo la testa. Sicuramente un problema anche in questo caso, come diceva prima il dirigente del Pescara, anche per noi è un problema mentale, perché fisicamente siamo in partita con tutta, il ritmo della Serie B lo teniamo, quindi sia in casa che fuori. Il problema credo che sia mentale, subiamo gol, andiamo in blackout, non riusciamo più a reagire, ed è un problema. Oggi prima di venire qui abbiamo avuto una piccola riunione tecnica con tutta la squadra, appunto per cercare di capire se che cosa fare e come farla. Ho visto comunque i giocatori molto convinti di potercela fare e comunque di salvarsi, e quindi sono convinto anch'io come loro di potercela fare, con tutte le difficoltà che sicuramente incontreremo da qui alla fine. Bisogna fare la corsa su una squadra perché retrocede soltanto l'ultima, traversa di Amelie da un metro, tra l'altro abbiamo visto poco fa, Amelie segnerà 2 gol, uno stupendo su punizione, non so se sia già andato... in onda il gol del 3-1, una punizione fantastica di cui abbiamo parlato prima, spero che non sia già passata, comunque le occasioni sono tante e Amelie segnerà anche un altro gol, purtroppo mancherà sicuramente nella prossima partita perché è stato espulso proprio sul finire. Vi mancava Ceri in questa gara, un ragazzo molto bravo, molto interessante. Qua Pietracci segna il gol del 2-1, credo che sia stato il primo di 4 gol del capitano. Bravo questo ragazzo, però insomma andava marcato un po' di più, era molto spesso libero, giocatore che assiste anche Forse Cristian è uscito. No, non era in porta, c'era Fabio Abate. Dragani era assente, non lo dimentichiamo, perché stavo dicendo Ceri squalificato. Guardate che gol, scusami Sandro, guardate che gol, questo, bellissimo. Questo è un capolavoro. Guardate un po' che capolavoro, la messa lì. Vero Cuzzo, te lo faccio commentare a te. Molto bello. Veramente bello, ci ha tirato proprio, bravo. Capitano molto Andrea Amelie. Punizione capolavoro, questo è un giocatore di una categoria che non è quella, non è assolutamente la B. Gli sta stretta la Serie B, potrebbe giocare tranquillamente in Serie A2. 2 gol di Cassisi per gli ospiti, poi verrà espulso Caro Tenuto alla fine, un gol anche di Andrea Delloso, peraltro vecchia conoscenza, come sappiamo, fratello del portiere. E un gol anche di Santiago, un gol di Ida per l'albanese, per la formazione viola. Giuseppe, continuiamo su queste immagini, ecco anche quest'altro gol preso un po' sempre da Pietracci. Allora, è una società che però vuole emergere, tant'è vero che voi avete un settore giovanile, lo citiamo assolutamente perché ve lo meritate, che funziona molto bene. Credo che quello sia il nostro motivo. Fiore all'occhiello. Sì, assolutamente. Insomma, abbiamo 60 bambini, abbiamo iniziato il percorso della scuola calcio nel 2008-2009, partendo con 20 bambini, adesso ne abbiamo 60 e addirittura abbiamo fatto anche un accordo con la Stella Alcione, dove abbiamo un gemellaggio con la S Roma e facciamo anche giovanissimi calcio a 11 e giovanissimi calcio a 5. Quindi veramente stiamo lavorando in maniera egregia sotto quel punto di vista. E quindi aspettiamo che arrivano questi ragazzi perché ci servono. Veramente ci possono dare una mano anche sotto il punto di vista numerico. Gli allenatori sono? Santiago Di Stefano, Enrico Paolucci e Marcucci Antonio, un ragazzo che ha iniziato da poco, ma veramente molto bravo, che si occupa dei più piccoli amici.
Tra l'altro sta crescendo anche l'interesse attorno a questa squadra. Peccato davvero che non vi assistano i risultati, perché francamente... Ma solo insomma, quelli però, solo quelli, quelli perché quelli, le prestazioni perché... sono, cioè, sono di buonissimo livello. Sandro Ricci è disperato, non può dire neanche mi metto le mani nei capelli. Sì, purtroppo no. Se neanche tu, Giuseppe. Beh, è un problema che abbiamo... Vabbè, scherziamoci su un po', anche perché bisogna sdrammatizzare. Non si può neanche rimproverare il granché, cioè, c'è una squadra apatica, avulsa, non gioca, non si impegna, non lo so. Qualche errore individuale c'è, ma oggettivamente c'è. Ci mancherebbe. Adesso sabato andiamo a Fano. E... scontro diretto anche questo, purtroppo. E dobbiamo lì tirare fuori tutto quello che abbiamo. Dobbiamo cercare di fare i primi tre punti, vincere, perché l'unico imperativo è quello. La stessa paura del Pescara, paura di vincere. Sì, 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 credo proprio che sia. Anche là eravate in vantaggio, volevo 2-0, 3-2. Anche lui purtroppo è nelle nostre stesse condizioni. Purtroppo quando sì. Si è in vantaggio, si ha paura, la paura di vincere, si fanno degli errori e errori e via. Di ecco. Base, errori sì, che non sì, dovrebbero sì, capitare. Errori, certo, errori stupidi. Stupidi. Questo è il gol di Santiago, giocatore. Sì, questo è un gol che ha realizzato in un momento di più che altro d'orgoglio, insomma, perché aveva fatto qualche piccolo errore qualche minuto prima. Sì. Ma io credo che Santiago adesso sta attraversando un momento un po' così, ma tornerà ad essere quello che abbiamo conosciuto in quest'ultimo anno e mezzo. Assolutamente di valore. Voi avete, per chiudere, la partita di Fano, poi il riposo, poi andate ad Ancona, poi avete in casa una squadra difficile, il Porto San Giorgio, che è vice capolista, e poi a Imola, e poi addirittura a Castelfidardo. Quindi avrete la bellezza di quattro trasferte, una giornata di riposo e una partita interna col Porto San Giorgio difficile. Insomma, beh, peggio il di gioco così. Si fa duro, insomma, adesso bisogna, bisogna tirare fuori tutto, via. Il massimo, certo. Siamo fiduciosi, siamo convinti di potercela fare e ce la metteremo tutta fino alla fine. Questo è utile e importante. Noi, mentre vediamo queste ultime immagini, purtroppo il tempo è tiranno, è veramente impietoso, vero Roberto? Anche perché c'è il servizio della DEM. Voglio mostrarvi, questa è forse una delle ultime azioni, che è il gol di Ida, credo. Sì. Il gol, sì, che aveva acceso un po' la speranza, perché si era sul 6-7, c'era la possibilità anche di pareggiare i conti, e invece poi è arrivato il gol 6-8, peraltro anche l'espulsione del capitano. Eccola qui. E quindi è veramente, no, qui c'era l'espulsione di Carotenuto, del numero 3 del Civitanova, e poi arriverà anche, questa è un'altra grande occasione per poter pareggiare, peccato davvero, insomma, quando va male, espulso anche Melì, questo ci voleva. Sì, in questo caso bisogna ricordare che Andrea comunque ha chiesto scusa sia a noi della società che alla squadra, perché lui non è abituato ad avere quel tipo di reazioni, ma certo. Probabilmente queste sei partite hanno pesato anche sulla sua psiche. Beh, anche perché Andrea dà l'anima ed è stanchissimo. Sì. Bene, chiudiamo con queste immagini. Solo un flash, Andrea Berardinelli, per questo bel giornalino su Tollo Calcio a 5. Ci lavorate su con molta passione, anzi il retro vi faccio vedere, perché sono proprio i ragazzi della scuola calcio, la perla di cui parlavamo poco fa, e ci mancano tanti altri pezzi. Bene, adesso passiamo al servizio di Serie C1. Esatto, Real Demme Montesilvano, Unicentro Montesilvano, andiamo a vedere cosa è successo, anzi cosa non è successo. Perché dobbiamo chiudere in bellezza con le donne, eh? Vai! Vediamo! Stessa casa, Palaroma, stesso obiettivo, incassare la posta. 12 punti per la Real Demme, 11 per l'Unicentro, ad entrambe fanno gol ai 3 punti. Entrambe non temono il faccia a faccia con l'avversario. Si inizia, è già occasionissima per Capitan Repetto, al quarto tiro di mirabile fattura del bomber Falasca, ma Miccoli è bravo a deviare in angolo. Ancora Demme al minuto 9, velo di Calista, intercetta Dominioni che colpisce il palo. Al 18esimo Calista fa tutto bene, si porta in avanti ma in extremis sbaglia. Al 20esimo l'incredulità delle maglie blu. Contropiede e superiorità numerica con Raldi e Falasca che in ultimo falcia la rete del vantaggio. Al 29esimo Calista sbaglia, ne approfitta di Felice che serve l'assist a Paludi per la rete del vantaggio. Al 30esimo bel tiro di Paludi respinto da un attento Federico. Ultimo sussulto del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, capitan di Felice sottoporta spara alle stelle. Finisce sull'1-0, un primo tempo in cui tirate d'orecchi ce ne saranno di certo, ma più che altro da parte di Mister Festa. Si torna in campo e ad andarci vicino a due volte è la Dem, prima con Falasca, poi con Di Lorenzo. Ma la provvidenza veste in rosa. Doccia fredda al terzo,
per la Dem. E Febo a far scorrere l'acqua con la rete del raddoppio. Al decimo Dominioni ci prova, ma trova la prodezza di Miccoli. Al tredicesimo Calista ci va vicino per due volte e si dispera. Al ventiquattresimo Di Lorenzo calcia, ma un'altra bella risposta di Miccoli. Al ventisettesimo la Dem ci prova ancora col portiere di movimento. Miccoli si dimostra decisivo anche su tiro di Repetto. Al ventinovesimo su assist di Dominioni, Repetto da quella distanza questa volta non sbaglia e accorcia le distanze. Al trentesimo è tiro libero per i gialloblu e a finalizzare è Calista che riporta la situazione in parità. Passano pochi secondi e udite udite la Dem ribalta il risultato con la rete di Dominioni che lascia l'unicentro attonito. Finisce così 3-2 il derby casalingo. Mister Pavone, è davvero una partita incredibile, siete riusciti a ribaltare il risultato a dimostrazione del fatto che la determinazione paga anche all'ultimo secondo. Sì, prendiamo per buono gli ultimi 3 minuti di questa gara dove abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva per questo campionato e non per i 12 punti, 13 punti che abbiamo in classifica, perché sono pochissimi per la squadra che abbiamo noi. La cosa buona, buonissima, sono gli ultimi 3 minuti. Prima abbiamo anche meritato, però loro hanno fatto un'ottima difesa, siamo difesi bene, ci hanno preso 2 o 3 volte in contropiede, ci hanno messo nettamente in difficoltà, hanno preparato benissimo la gara e ci hanno messo nettamente in difficoltà. Noi naturalmente abbiamo una squadra fortissima e negli ultimi minuti hanno messo il cuore, oltre hanno saltato l'ostacolo e abbiamo vinto. Mister Festa, il risultato era fermo sul 2-0 fino a pochi minuti dalla fine, poi cosa è successo? È successo che le partite si devono chiudere, ovviamente loro sono scesi con il portiere di movimento da ventesimo diciamo, del secondo tempo, abbiamo avuto varie occasioni diciamo, per chiuderla e non siamo riusciti a chiuderla. Poi sinceramente nel finale diciamo, sono salito in cattedra, non mi sono mai lamentato degli arbitri, però questa volta lo voglio fare perché sinceramente dare un sesto fallo così oppure un giocatore già ammonito, spazza la palla, non arbitri per l'amor di Dio. Salutiamo anche Franco Pavone che ha il merito di aver generato questa trasmissione. Marcatori, i primi. Eh sì, 16 reti Falasca della Real Dem, 15 reti Granchelli del Civitella Sicurezza Pro, raggiunto da Vanderlei del Loreto. E poi per quanto riguarda la Coppa Italia di C1 in semifinale, Cambise Trasacco, Atletico Silvi, Loreto e Dem. Si giocherà il 4 e 5 la finale appunto a 4 e 5 gennaio addirittura. Vedremo dove. Adesso andiamo invece alle nostre bellissime bimbe qua, perché la Z continua a essere solitaria in vetta. No, no. C'è la Lazio, perché la Lazio. Ma fa un campionato a sé stante, dicono, no, perché no. Con 68 gol mi sembra. Sì, la certa Gagliardo che è arrivata a 20, la conosci, mi sembra di sì, la Blanco sì, a 10, sì, 22 la Lusileia, i numeri sì, qua saltano. Campionato di Serie A finisce il 29 maggio. Che dobbiamo fare sta Lazio? Campionato di Serie A finisce il 29 maggio, è lungo. È lunga, va bene. Allora, una squadra decimata da infortuni, squalifiche, quella tua proprio in occasione del derby. Sentiamo cosa dice Segundo, andiamo con questo servizio, via. Mister Segundo, allora, una partita vinta 4-1, dominata, stradominata dalla tua squadra che si è divertita e ha fatto divertire il pubblico per 3/4. Dopodiché l'arbitro Diesi ha deciso di espellere, sbagliando clamorosamente, la portiera Marica, la capitana, che salterà la partita, il derby, insieme con tante assenze, perché mancherà la Olivieri, la Silvetti, forse la Giaccio e chissà la Buttariello pure, quindi il portiere di riserva che non ha potuto utilizzare, ci ha messo in porta la bravissima Fabiana Pastorini tra l'altro. Insomma, tutto scombinato su un finale di partita dove sei stato espulso anche tu da Galante. Come hai detto bene, una partita davvero bella, abbiamo giocato una partita intensa come volevamo, come abbiamo preparata tutta la settimana, però purtroppo c'è stato questo errore. Noi... Un abbaglio del direttore di gara che può modificare un po' tutto e questo non è giusto, perché il calcio a 5 deve vivere anche di una direzione corretta e soprattutto competente. Sì, sono d'accordo. Il fatto è che poi ovviamente è uscita questa espulsione in un'azione che loro giocavano con portieri in movimenti. Per fare una contromossa noi ci alleniamo anche per questo, abbiamo fatto anche noi di giocare con portieri in movimento, un sbaglio di un passaggio nostro. Marica ha fatto sì il fallo, però non era ultimo uomo e le immagini dimostreranno. L'abito è valutata male e ci ha danneggiato non poco.
Ecco, non poco in vista soprattutto di un derby sentito come quello di Montesilvano, anche se il Montesilvano ha i suoi guai, sembra che abbia perso con il Sora. Insomma, una partita a cui tenevano tutte e due le squadre per vederle giocare al completo, ma invece ci stanno defezioni su entrambi i fronti. Sì, infatti, io dicevo alle mie che dispiaceva che, diciamo, delle infortunate nostre che non potevano stare in una partita del genere come questa del Montesilvano, e in parte mi dispiaceva anche alcune di loro che so che forse non giocheranno contro di noi. Però adesso mi dispiace molto di più per il fatto di Marica, che diventa una partita falsata secondo me, però noi ce la giocheremo con 6 punti davanti, che ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Un'ultima battuta, al di là di ogni considerazione, sicuramente tantissime occasioni, però quella palla, come si dice, ancora una volta, secondo, bisogna metterla dentro, troppe occasioni sciupate. Sì, sì, è vero, troppe occasioni sciupate, vai, diciamo che è merito anche delle squadre avversarie che si chiudono e i portieri si impegnano al massimo per parare i tiri delle nostre giocatrici che sono molto bravi a concludere, e almeno noi tiriamo nello specchio della porta, quindi questa già è una bella cosa. Quindi complimenti anche ai portieri avversari che fanno le partite della vita contro di noi. Sì, è proprio così, si parlava del derby e a proposito del Montesilvano, proprio prima ricordo 2 gol della Sgarbi, un gol della Reyes, un gol della Pastorini che abbiamo visto poco fa dalla porta improvvisata a portiera, velocissima. Il Montesilvano ha perso a Sora per 2-6 nel primo tempo, al quinto è andata in gol la Capuano, il gol dell'1-0, al quindicesimo la Maldonado 2-0, nel secondo tempo al secondo Bocanegra 3-0, al quinto accorcia le distanze la Cancellieri, poi 8 all'ottavo la Capuano 4-1, quindicesimo Vellucci 5-1, diciottesimo Maldonado 6-1 e poi al diciannovesimo la Bellucci segna il gol del 2-6. Ha giocato male, la Salvatore non vuol sentire scuse nonostante i 4 legni e le assenze delle 2 spagnole, l'Iturriaga e la Burgaia, e poi la Guidotti, la Mannavola e la Ciferni. E per quanto riguarda invece il Florida, un punto... Qualcuna rientrerà nel derby sicuramente. Sì, e per quanto però riguarda il Florida, un punto storico per il Florida. Forza Florida. Esatto, sì. Velocissimo. 3-3 con l'Eboli, al quinto l'Amato, il gol del vantaggio, al 17esimo riporta la situazione in parità la nostra Silvia Venditti, nel secondo tempo al 4 la Pisani, al 10esimo la Palumbo, il gol dell'1-3, poi al 13esimo la Pasto accorcia le distanze, al 19esimo la Di Vincenzo, insomma, termina, chiude i giochi con il gol del 3-3. Marcatrici, velocissime. Sì, marcatrici, 22 reti la Lusileia della Lazio, 20 Gaiardo della Lazio, 12 Sanchez della Ternana, 11 Sgarbi della Z, 10 la Blanco della Lazio, l'Iturriaga del Montesilvano. E poi facciamo un salto, 7 reti della Reyes e 6 della Moreno. Alessandro, sì, 68 gol a Lazio, voi 36, però la miglior difesa ce l'avete voi con soli 8 gol contro i 10 subiti dalla Lazio, 16 dal Montesilvano, che di gol ne ha fatti 34, 2 meno di voi. Diciamo che ottima, però arriverete con le ossa rotte, come dicevamo prima. Sì, vabbè, però diciamo che la caratteristica fondamentale che ha questa squadra quest'anno è quella di essere un gruppo formidabile, soprattutto da un punto di vista mentale, e quindi al di là del fatto che mancherà Marica, mancherà Cristina, quasi sicuramente mancherà Ida, speriamo di recuperare, molto probabilmente recuperiamo Barbara, Silvetti almeno, e io penso che comunque ce la giocheremo e ce la giocheremo bene, e poi vediamo, è un derby, quindi insomma le ragazze ci tengono, è un derby molto sentito per noi come società, come ambiente, come città, noi speriamo veramente di fare una buona prestazione, poi vediamo. Montesilvano è una squadra forte, esperta, con vari giocatori molto importanti. Derby sentito peraltro, sì. Derby molto sentito, insomma. Secondo potrebbe non essere squalificato, perché in fondo lui è stato espulso. Intanto sentiamo anche l'audio un po' di fondo di questa gara che stiamo rivedendo, dominatissima peraltro, Olympus senza pretese, per carità. Dicevamo che secondo non dovrebbe essere squalificato, perché è stato espulso solo perché non riusciva a trovare, non so, la maglietta. Sì, tra l'altro questa è una cosa che a me in 21 anni di calcio a 5 non mi è mai successo. Praticamente l'arbitro, noi non avevamo portato la divisa del portiere di movimento in panchina per un errore nostro, e l'arbitro in quel momento si è arrabbiato con l'allenatore e l'ha cacciato per questo motivo, e io gli ho detto, ma cioè, voglio dire, casomai devi espellere il dirigente, non l'allenatore, che non vedo che cosa c'entra in tutto ciò,
Quindi speriamo veramente che almeno possiamo recuperare il mister, che sicuramente è importante. È importantissimo. Prima di passare alla domanda di Roberta, che il tempo è veramente tiranno, volevo segnalare un caso dell'altra settimana che noi non sapevamo. Sul campo del Margherita di Savoia c'è stato un gol irregolare, nel senso segnato da voi. Voi siete stati molto apprezzati e applauditi per il fatto che avete restituito il gol a gioco fermo. Cioè, le ragazze sono fermate, sì. Che è successo? Cioè, praticamente è successo che in un'azione arrivava una palla lunga e c'è stato un contrasto tra Sara Moreno e il portiere avversario, e praticamente il portiere ha preso la palla con la testa, Sara, e invece con il piede ha preso la pancia del portiere. Il portiere è andato a terra, Noelia ha preso palla, non si era accorta che il portiere avversario era a terra. Comunque ha segnato e l'arbitro ha convalidato il gol, però chiaramente il portiere era a terra, allora insomma non ci sembrava giusta questa cosa. Avete restituito il gol. Il salinista ha battuto e noi gli abbiamo fatto fare gol. Alessandro, noi naturalmente vi seguiremo voi, il Montesilvano in Florida per tutto l'anno, perché grazie al cielo questo fatto il lunedì vi dà questo spazio. Però Roberta ti vuole fare una domanda su un discorso completamente diverso. Presidente, tante sono le iniziative della Z, in particolare il connubio tra sport e solidarietà attraverso l'associazione Debra Onlus, per cui la società è vicina ai malati di epidermosi bollosa. La malattia si chiama epidermolisi bollosa. Vabbè, ovviamente ci scuserà Alessandro. Assolutamente, anche perché è una malattia rara in Italia, colpisce una persona su 80.000, ovviamente è la mia malattia, e questa la Debra è un'associazione internazionale che si occupa appunto dei cosiddetti bambini farfalla, e Debra Italia Onlus è diciamo la componente italiana di questa associazione, un'associazione di cui io faccio parte da diversi anni, e ovviamente che nonostante i miei impegni cerco un po' di seguire, e quest'anno insomma volevo sfruttare l'onda di popolarità che lo scudetto ci ha dato per questo, per sì che insomma si parlasse un po' di più di questa malattia, non solo come diciamo la mia malattia, ma anche quella che insomma colpisce purtroppo diversi bambini, ovviamente tutti dalla nascita, e le loro famiglie che fanno molta fatica per le cure eccetera, e quindi abbiamo creato questo connubio e stiamo realizzando diverse iniziative per il sostentamento non solo economico ma anche d'immagine, e quindi Debra è il nostro main sponsor, è lo sponsor principale delle nostre maglie al campo, abbiamo realizzato un CD con il nostro inno, quindi insomma cerchiamo. Ne parleremo anche con Alessandro Carletti, eccetera, eccetera. Complimenti davvero. Grazie. Inviteremo di nuovo, il tempo è veramente impietoso. Velocissimamente dire della C, perché la Vis Lanciano, che tra l'altro ha chiesto e ottenuto di giocare a Rocca San Giovanni perché ce l'ha con il comune di Lanciano, le cose non sono andate come avevano promesso, così ci raccontano le cronache frentane, quindi loro hanno scelto di andarsene a giocare a Rocca San Giovanni, dove avranno piena ospitalità nel palazzetto, perché continuano a giocare via dei Funai, che è improponibile, una squadra capolista, infatti. Diamo ha vinto qualche numero. Centro storico Montesilvano Vis Lanciano 1-9, Nora Città di Giulianova 1-4, Valle Aterno Acquestapone 1-9, 21 punti per la Vis e il Giulianova, 18 per la Questapone, semifinaliste di Coppa, Vis Lanciano, Colonnellese, Montesilvano e Don Orione. Le marcatrici sono l'Azzulli al primo posto con 16 gol, e l'altra della Vis Lanciano e la Silvestri del Nora. Ci sono anche due giocatrici dell'Acqua e Sapone, insomma l'Acqua e Sapone grande annata a tutti i livelli. Chiudiamo col prossimo turno. Prossimo turno per la Serie A sabato 16 novembre. Vediamo un po' che cosa succederà il 16 novembre, forse a Ferrara giocherà una squadra che ci interessa, vero Leandro? Speriamo. Eccolo qui, Bologna, Acquestapone Megrosso, ore 18. Speriamo di poterla seguire via streaming. Leandro, 2 gol contro il Pescara, 3-3 le altre due partite, 2-3-3, che fai poi? 4? Non interessa vincere prima. Vincere e basta. Poi. Qua bisogna vincere a tutti i costi, Sandro? Sì. Domenica 17, Pescara Calcio a 5 Rieti, ore 18:30, palla Rigopiano, tutti presenti. Per la Serie B, sabato 19 novembre, Città di Montesilvano, ovviamente riposa, Fano Tollo, ore 15. Sabato 16. Sabato 16, cosa ho detto? Non lo so. È l'orario, scusate. Il Tollo va a Fano, forza Tollo, a tutti i costi, alle 15. Per la Serie C1, Atletico Silvi, Real Demme Montesilvano, Custera
Teramum Celtic Chieti, Colonnella Audax Adria, Camiseta Sacco Roxan, Minerva Chieti Civitella Sicurezza Pro, Sagittario Prato Rais Chieti, Loreto Macolaquila Unicentro, Fuzzella Vezzano per la femminile, domenica 17 novembre, Montesilvano AZ Gold Chieti. Non vi perdete questo derbissimo alle 16 al Pala Roma, derby sicuramente molto bello, il Florida a Lazio, ovviamente senza speranze perché non c'è niente da fare contro la Lazio, alle ore 17. Esatto. È proprio tutto, grazie a Leandro Cuzzolino, a Sandro Bruni, a Alessandro Zulli, il presidente della Z, e a Giuseppe grazie Di Mascio, grazie a Dino D'Angelo dalla regia puntualissima, e anche Andrea Berardinelli. Certamente. Berardinelli, grazie il cognome a tutti che voi. Non va. Un bacione a Roberta Valeria, appuntamento a lunedì prossimo, 18 novembre, per la settima puntata. Grazie e buonanotte. Buonanotte.